Tra i presentatori più rappresentativi della televisione italiana, ha esordito nei primi anni 60 ed è stato uno dei volti più importanti della Rai per tutti gli anni successivi, pur avendo lavorato, per brevi periodi e con scarso successo, anche su Mediaset. Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di varietà, come Sette Voci, Canzonissima, Domenica, in Fantastico, Serata d'Onore, 900 e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni. Avendolo presentato 13 volte tra il 1968 e il 2008, e di cui è stato anche direttore artistico in 7 delle 13 edizioni condotte. Amici fraterni da molti anni, Pippo Baudo e il cantautore Albano condividono un reciproco rapporto di stima e affetto. Recentemente, in occasione di un'intervista a Novella 2000, l'artista di Cellino, San Marco si è lasciato andare in una serie di parole commoventi nei confronti di Pippo Baudo. Il legame tra i due è nato sul palco dell'Ariston, dove Albano ha avuto modo di esibirsi molte volte nel corso della sua carriera. A mio fratello Pippo Baudo, perché è stato un grande, perché è straordinario, perché ha mestiere e umanità, perché mantiene i patti. Queste le commoventi parole di Albano nei confronti del presentatore, da cui traspare una stima e un orgoglio fraterno. Il cantautore pugliese ha poi affermato di essere particolarmente legato a Baudo e di considerarlo il conduttore simbolo della kermesse sanremese.